clienti sono noiosi, come te. Come me. E se non fossero noiosi non verrebbero da noi. Hanno bisogno di persone interessanti che scrivono per loro parole che non sono in grado di pensare da soli perché dicono cose banali. Un lungo attonico, quindi una lunga commedia, però spero piacevole. Allora, Cyrano viene scritto con la S perché spesso i clienti di questa agenzia lo sbagliano, dicono Cyrano, via Cyrano. E Cyrano tutti sanno che era un uomo con un grande naso che suggeriva a un ragazzo bellissimo che non sapeva parlare. E in questa agenzia c'è uno scrittore che non ha successo, che però dedica la sua creatività alla comunicazione degli altri, a migliorare le parole degli altri. In questa commedia potrete vedere una donna che non riesce a dire di no, un personaggio che dice sempre la verità, un altro che è praticamente compresso e non si sente la sua voce, e quindi vanno in questa agenzia per migliorare le loro parole, il loro modo di comunicare. Una serie di situazioni incredibili, sorprendenti, si scatenano. Due debbono mettersi insieme, ma sono due clienti della stessa agenzia, quindi succedono cose abbastanza incredibili. Allora, Franzetti, faccia scegliere la sua signorina, eh? Poi dopo dica che prende la stessa cosa perché è il suo preferito. Scelga! Ci penso un attimo. Anch'io, è il mio preferito. Che cosa? No, io preferisco pensarci, su, invece di... Succedono cose abbastanza incredibili e io sono felice di lavorare con questi giovani attori perché sono molto bravi, sono divertenti. Ho già fatto con loro una cosa come attore e quindi io vi invito a venirlo a vedere perché è giusto che i giovani poi, anche se ancora non sono famosi, si facciano conoscere, che il pubblico debba conoscerli, perché se valgono è giusto che sia così. E qui entriamo in scena noi. È andato bene ad entrare in questa agenzia con il suo fascino ingenuo, insicuro. Sa, oggi il vento ha portato con sé tante sorprese. E tra queste sorprese c'è... un impermeabile sporco di pioggia. Ma perché la pioggia sporca? Non mi sembra poi una sorpresa, Peter. Perché lei non si sorprende se le tuona il cielo sopra la testa? Scusate. All'improvviso. Di che cazzo state parlando? Di Cyrano, diciamo, si ambienta ad oggi. C'è molto più di un poliziesco americano, la Chandler degli anni 30, perché il protagonista cerca di migliorarsi, cerca di essere un personaggio migliore di quello che è, e quindi si veste, crea un clima da investigatore privato per conoscere meglio le persone. Ho cambiato nome adesso, uso Peter Bowstreet. Bowstreet, con la CT. Sì, che da pure quel tono inglese che... Sì, che... No? No, il tono inglese può funzionare. E Cyrano è molto... Cyrano è molto citato perché lui nelle sue creazioni di parole usa spesso Cyrano. Cyrano o anche altri autori, Shakespeare per esempio, rubando anche da vari autori. C'è la citazione di Cyrano, c'è perché c'è questa scena in cui lui suggerirà a qualcuno qualcosa e quindi anche per questo poi Cyrano è protagonista in questa volta. Servizio eccellente, spero di non avere disturbato nulla. No, figurati, non hai interrotto nulla. Allora, diciamo che io già da due mie commedie ho fatto due film, quindi si capita. E spesso una commedia teatrale è collaudata, è stata già sperimentata col pubblico e quindi è più facilitata nel momento in cui diventa un film. E questo anche potrebbe avere una vocazione cinematografica e perché no, sarebbe una bellissima idea farci un film. Questi inutili falliti che non sanno portare a casa!